Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua sulla versione JAP di Dragon Ball Z Dokkan Battle perché finalmente, grazie ai Bandai, hanno cambiato la Punching Machine. Attenzione, non è che hanno cambiato, hanno aggiunto degli stage. Andiamo subito nell'evento ragazzi, semplicemente hanno cambiato mettendo nuovi stage dove si possono utilizzare gli item, e questo ovviamente apre a molte, e ripeto molte, strategie diverse. Andiamo subito alla Punching Machine, eccola qua, nuove missioni, siamo a 108 missioni. Le ultime tre missioni quindi sono la 4, gli Zeni, la 5, le Orb, e infine la 6 abbiamo le Stone. In questo caso noi ora proviamo prima sugli Zeni. Ovviamente questo, ragazzi, apre a strategie diverse. Cioè, cosa vuol dire? A parte questo, non abbiamo più bisogno del Leader Friend. Ce l'abbiamo, fine. Ed è una cosa intelligentissima questa. Poco da dire, è una cosa molto intelligente. In questo caso noi prendiamo comunque Beerus, perché andiamo di Team Int. Abbiamo semplicemente Gohan LR, e poi abbiamo Gohan Kid Buffer 40%, Tarless Buffer 40%, Bra Buffer 40%, e infine abbiamo Kid Buu. Ovviamente ci permettono di usare gli item. In questo caso vi posso già dire due strategie che dovrebbero funzionare, le dobbiamo testare però. Prima strategia, si va con Gohan LR e si va di item per cambiare le orb. Quindi noi dobbiamo fare il campo full int. Allora noi prendiamo AGL, STR, fisiche e int, e sono i puer e tutto, e abbiamo le nostre orb, il campo pieno di orb int. Ora, questa è la strategia per Gohan LR, attualmente dovrebbe abbastanza funzionare, non so quanto va a caricare, però il turno migliore che possa esserci è con Kid Buu Kid Buu e Tarless, è sempre il turno migliore, hanno Fierce Battle e tutto, è uno di quei turni migliori. Va bene anche però il turno con Gohan Int, non cambia, però deve esserci Kid Buu. Kid Buu è quel buffer che deve esserci per forza. Questa è un po' la strategia di base di questa nuova modalità della Punching Machine. Ovviamente questo è se avete Gohan LR, e in più ragazzi potete fare la stessa cosa. Ovviamente andiamo a cambiare ad esempio questo team, andiamo a crearne uno tech per dire, quindi noi prendiamo il nostro Goku blu, eccolo qua, poi andiamo a prendere LR Goku e Frieza. Lasciate perdere Goku Super Saiyan 3 LR se avete anche Goku e Frieza. Goku e Frieza fa molti più danni. Dopodiché andiamo a prendere anche Tien Tech, ci serve Tien Tech, eccolo qua, e prendiamo anche Brava bene, e diamo spazio ovviamente agli ultimi due, che sono Tarless e Kid Buu. Tarless e Kid Buu sono obbligatori, diciamo. Tarless e Kid Buu sono i migliori buffer per questa modalità. Questi due team vanno tutti e due bene, però è una strategia diversa. Non ve la posso mostrare perché non ho Takoyashi. Non ho i Takoyashi per cambiare, ho solamente quello di Darbula, che è le orbe fisiche. Dovrei andare a farmare. No, ne ho uno di Takoyashi, ecco. Non è il massimo, perché cambiare tutte le orbe bisogna avere un bel po' di fortuna. Però potrebbe anche funzionare. Ce lo teniamo per dopo. Per adesso noi andiamo a utilizzare un attimino il team Int. Facciamo uno o due run così sui Moni. Poi dopo andiamo a provare sullo stage delle Stone con Goku e Frieza. Andiamo comunque ragazzi, vediamo un pochino. Ovviamente si basa ancora sulla fortuna. Quello poco da fare. Vediamo Gohan LR dove sta. Ecco, Gohan LR c'è solamente con il buffer 40% e non ha Link. Quello è un problema, ma lo dobbiamo accettare. C'è poco da fare, abbiamo sempre quel lato sfortuna, cioè abbiamo tipo Gohan o Goku e Frieza al terzo turno. Ovviamente il terzo turno... Ah, baby. Grazie, baby, grazie mille, baby, ti adoro completamente. Possiamo già quittare. Baby ci ha fatto perdere. Ovviamente, se avete la possibilità, ragazzi, non fate come me, usate Beerus al posto di Baby, perché Baby è un aborto per fare questo evento, semplicemente. Cioè, c'è questa sfortuna se vi portate Baby, ma è colpa mia, non ho mai farmato Beerus, è vero, non ho mai farmato Beerus. Comunque dai, riproviamo ancora una volta, tanto alla fine dei conti ormai la strategia un po' l'abbiamo spiegata come funziona. Andiamo a prendere, eccolo qua, non portiamoci un doppio Baby, perché doppio Baby è solamente il rischio di avere questa presa in giro continua. Vediamo un attimo come inizia. Non è malvagio, abbiamo doppio buffer 40%, Tarless e Bra. Ok, Baby per favore,
non mi fare incavolare che non ne ho affatto voglia. Grazie, baby, eh? Grazie. Ok. Va bene, allora cerchiamo di eliminare tutte le orb rainbow che ci sono, che sono quelle che non danno un boost alla fine dei conti. Facciamo in questo modo. Oh, guardate quante se ne vanno. Ne rimane solo una per ora. Vediamo un po' se non ne escono altre. Una ci va bene. Ci sta bene. Un orb rainbow ci sta più che bene. Ci sta più che bene. Non è un problema un orb rainbow. Ok, vediamo un pochino. Mi sembra che era una sola orb rainbow. Sono tre. Questo è già peggio. Questo è già peggio. Allora, non ci possiamo però fare niente qui. L'unica cosa che noi possiamo fare è attaccare alla fine... È perché quelle tre orb rainbow sono un vero problema. Però comunque ragazzi, teniamo Gohan primo a sto punto. Non è che ci cambia molto la situazione. Ci sono tre orb rainbow. Dovremmo riuscire comunque a prenderne un bel po'. Sì, ne riusciamo a prendere un bel po' di orb int. Quindi ci va bene comunque. Abbiamo doppio buffer 40%. Questa è la situazione più ideale. Vediamo un attimo quanti danni riusciamo a generare con un Gohan LR Ability 1. Ability 1. Poi se no passiamo con Goku e Frieza, perché con quello abbiamo un item molto più forte che ci permette, diciamo, no, di avere quella chance in più di tirare una bella special potente. Ecco qua, abbiamo solo sto problema, perdiamo due orb, ma non è tutto sto gran disastro. No, così ne perdiamo tre. Sì, andiamo in questo modo, ne perdiamo... Ehi, attenzione, andiamo al tech. Vediamo un pochino, abbiamo doppio buffer 40%. Ora, non so se basta, se non basta, la strategia è quella invece di andare di Takoyashi, quell'item lì, perché quello veramente ci dà quella possibilità molto più alta di usare le orb tech 24 milioni. Ok, sono molti più danni di quelli che ho visto spesso nella vecchia Punching Machine. 46 milioni. Non è ancora un danno ottimale, però sì, funziona abbastanza bene. Possiamo ora sfruttare il fatto del Takoyashi. E però quello va più a fortuna. Quello è il problema, ragazzi. Quello va ancora più a fortuna. Ne ho uno solo e devo andare a farmarli. Non so se ci sono quelle chiavi. Siamo qua sull'evento delle stone. Ho provato a farmare un attimino dei Takoyaki zero. Non ne ho trovati zero. Il drop rate è veramente ridicolo. Però comunque abbiamo un Takoyaki. Proviamo a cambiare un attimo le orb, quindi proviamo a usare le fisiche, le int e le tech, dopodiché andiamo di Takoyaki. In quel modo tutte le tech dovrebbero prendere un boost maggiore, quindi Goku e Frieza dovrebbe dare la botta bella e grossa. Goku e Frieza è veramente ottimo per fare questo evento, alla fine era anche uno di quelli che ci riusciva. Non è il turno che voglio sprecare la... Sì, sinceramente non la voglio sprecare il Takoyaki in quel modo. Devo essere sincero, non lo voglio sprecare così. Infatti, facciamo una cosa, proviamo un po' di volte, vediamo esattamente il turno migliore e sprechiamo il Takoyaki. Perché non uno solo, non si sa mai, no? E quella è la cosa. Allora, vediamo un pochino. Facciamo subito una cosa in questo modo e vediamo se ce la facciamo. Vediamo anche... Alla fine non ci devono essere troppe orb AGL. Oddio, non ce ne sono tante al momento, Faccio in questo modo, speriamo un attimo. Non ce ne sono tante AGL. Forse riusciamo a prendere tante orb. Forse riusciamo a prendere tante orb. Vediamo solamente quante ne riusciamo a creare. Però non è il turno esatto. Non è il turno esatto perché c'è solo un buffer 40%. E in questo momento avrei preferito qualcos'altro, semplice. Avrei preferito qualcos'altro. Allora, vediamo un pochino. Cambiamo solamente le orb per ora. Sì, facciamo solo questo. Cambiamo solamente tutte le orb in tech. Vediamo quanti danni fa. Poi riproviamo, sperando in un po' più di fortuna nel avere la tunazione migliore possibile. Non le voglio sprecare al momento, perché non abbiamo l'altro buffer. Quella è la cosa. Voglio anche l'altro buffer per sprecarle tutte così. E andiamo. Oddio, no. Va bene in questo modo, andiamo. Ne perdiamo solamente due. Proviamo, vediamo quanto riesce a fare. Carica meno di Gohan, ma vabbè. Era anche in doppio buffer Gohan, quindi vabbè. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare in questo momento. Goku e Frieza è ability free completa. Dovrebbe fare un bel danno.
carica 16 milioni, sì, potrebbe arrivare a fare di più. Ovviamente il 5 crit, se entra, è un qualcosa di magico, è un qualcosa di magico, però ci serve quel turno un attimo migliore, ci serve 36 milioni, ok, sì, con un buffer solo non è il massimo, dobbiamo aspettare l'altro buffer, quella è la cosa importante, dobbiamo aspettare per forza l'altro buffer per provare questa strategia, non lo voglio sprecare il Takoyaki. Turnazione buona, due buffer e Goku e Frieza, solamente quello. Ovviamente se Goku e Frieza al terzo turno possiamo già quittare. Non abbiamo First Battle, quella è l'unica cosa, però ci va bene. Questo è un turno buono, possiamo anche sprecarlo il Takoyaki. Sinceramente possiamo anche sprecarlo. Possiamo anche sprecarlo, ragazzi. Ci sono molte orbe AGL. Quello è il vero unico problema. Troppe orbe AGL. È un problema, eh. Sono un po' di orba GL. Sono un po' troppe orba GL. Vai, ci proviamo. Dai, ci proviamo. Vediamo un po' quanti danni fa. Dovremmo stare sulla media di... No, sono molte meno. Dobbiamo sculare tutte le AGL che si trasformano in tech, ragazzi. Dobbiamo veramente sculare in quello. Abbiamo un solo Takoyaki. Se ci va bene, potremmo aver finito qua. Se ci va bene, ovviamente. È tutta una questione del... Se ci va bene. Takoyaki magico. Trasformale tutte. Potrebbero essere danni, però doppio Takoyaki forse. No, non so se stacca più che altro. Quello è il vero problema. Non so se stacca. Oh, soccia se carica. Andiamo, ragazzi. Proviamo. Non so se basta, ma proviamo. Proviamo e basta. Andiamo un pochino. Carica, sì, è nostra, 51 milioni. Potremmo fare 99 milioni, ragazzi. Potremmo farli. Sì. 99 milioni fatti. Abbiamo finito tutte le missioni delle Stone. Questo semplicemente era... Yeah, divertente. Al primo video non era difficilissimo. Alla fine abbiamo visto all'inizio del video le strategie. 99 milioni in crit. GG, abbiamo vinto. Abbiamo fatto la sfida delle Stone. Vai così, ce l'abbiamo fatta. Quando carica 56 milioni sapete che siete a posto. Andava a fare 99 milioni anche senza il crit probabilmente. Yeah, l'annunciatore. Dacci le nostre Stone. Peccato veramente che è un altro stage. Mi sarebbe piaciuto molto completare quello originale. Però va bene comunque. Abbiamo fatto, sì, il Takoyaki funziona. Se avete Goku e Frieza forse funziona molto meglio in quel modo. Come detto, strategia, turno con due buffer, possibilmente 40% o 50%. E andate. Eccole qui, andiamo a prendere tutte le missioni, vediamo quante Stone abbiamo fatto più che altro. Non me ne aspetto molte perché ci sono gli item da utilizzare, quindi non mi aspetto tutte ste grandi Stone, devo essere sincero. Quante sono? Ok, sono un bel po'. Ok, dai, proviamo. Prendiamocele, quante Stone saranno? Quante Stone saranno? 86 Stone! Ce ne sono altre che ovviamente sono quelle dell'evento base, sì. 86 Stone. Ragazzi, siamo a 165 Stone. Le teniamo pronte per Baby, anche perché non è che avevo voglia di spendere troppo su Baby. Vai così. Abbiamo battuto almeno quello delle Stone. Adesso con calma vado a farmare dei Takoyaki e proviamo a fare anche quello delle orbe, perché le orbe ne danno un bel po'. Comunque, ragazzi, spero che questa strategia per affrontare il Punching Machine, che è molto più facile, sì, è vero, è molto più facile, vi sia servita, ragazzi. Scrivetemi sotto nei commenti se siete riusciti anche voi a fare 99 milioni. L'abbiamo sfondata quella Punching Machine, è stato divertente. Comunque, detto questo, ragazzi,
Arriviamo a 1000 mi piace per questa distruzione totale della Punching Machine. E ovviamente, se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, considerate l'iscrizione. E infine, ragazzi, vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sulla pagina Twitter. Tutti i link sono sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.